vi saluto con la pace del Signore e vi do ancora una volta un caloroso saluto al nostro consueto appuntamento, il programma Il Tesoro di Giona. E veramente con un cuore ricolmo di gioia e di gratitudine nei confronti del Signore che ci accingiamo a questo libro della Bibbia dal quale, con l'aiuto di Dio, vogliamo trarre delle verità importanti per il nostro cuore, per la nostra fede. Giona, capitolo 2. Dice così la parola del Signore. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Notate, dal ventre del pesce Giona pregò il Signore. E se avete occasione e tempo, e me lo auguro, possiate leggere tutto il capitolo 2 del libro di Giona. È una delle preghiere più belle dell'Antico Testamento. Anzitutto vorrei considerare con voi il prodotto. La preghiera è il prodotto di una sofferenza, è il risultato di una vicenda triste che ha vissuto il profeta. La preghiera è il frutto di una tribolazione interiore, causata appunto dalla disobbedienza, dalla ribellione. Il profeta prega il Signore. E vogliamo ringraziare Dio perché le nostre più belle preghiere sono state il risultato di una sofferenza, di una crisi. Spesso vicende tristi ci hanno insegnato ad elevare a Dio davvero preghiere sincere, autentiche, reali, vere, spirituali. E quella di Giona è sicuramente una delle preghiere più belle perché nasce da un cuore ferito, da un cuore pentito, da un cuore ravveduto. Possa il Signore insegnarci a pregare nelle nostre vicende tristi. Vi ricorderete il profeta Geremia? Era stato gettato in una cisterna di fango, ma la Bibbia dice che in quella cisterna il profeta dirà: "Nel giorno che ti ho invocato, ti sei avvicinato e mi hai detto non temere." Ecco, il profeta sperimenta proprio nel momento più difficile della sua vita una gioia indicibile, proprio a causa della preghiera. Non soltanto nel nostro testo la preghiera è il risultato, il prodotto di una sofferenza, ma la preghiera risulta essere la via d'uscita da una situazione spirituale molto complicata. Giona, attraverso la preghiera, viene liberato. Viene sprigionato dai suoi sentimenti, dai suoi pensieri, dal suo modo di vedere le cose. Ecco, Giona attraverso la preghiera sperimenta una potente e grande liberazione. Siamo invitati a pregare sempre. C'è qualcuno che soffre? Preghi, pregate in ogni tempo. Non cessate mai di pregare. La preghiera è la liberazione che ci permette di vedere Dio all'opera nella nostra vita. Non soltanto la preghiera è il risultato di una sofferenza, è la via della liberazione, ma la preghiera muove la mano del Signore. Infatti, in questa preghiera Giona esalta la grandezza di Dio. Nel giorno che ti ho invocato, mentre sprofondavo negli abissi, la tua mano mi ha preso, mi ha tirato in alto. Io dicevo: sono cacciato lontano dalla presenza del Signore, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore Dio mio. E quando la vita veniva meno in me, mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te, nel tuo tempio santo. La salvezza viene dal Signore. Giona prega e sperimenta la potenza della preghiera. Siamo invitati a pregare, a non stancarci, perché se viviamo un momento difficile, forse quello è il momento più adatto, perché lo Spirito Santo ci insegna ad elevare preghiere vere al Signore. La preghiera è la via della liberazione, la preghiera muove la mano di Dio. Possa il mio e il tuo cuore aprirsi ad una vita di piena devozione a Dio. Il Signore ci benedica.